I reati ambientali spesso producono poi altri guai, per esempio dissesti idrogeologici, per esempio inquinamento, per esempio conseguenze non immediatamente valutabili e che si leggono purtroppo nel lungo periodo, per cui spesso gli effetti diventano per tutti visibili quando è già tardi. E questo vezzo di acquistare cuccioli sul web o animali esotici sul web senza interrogarsi né sulle condizioni a cui questi animali sono sottoposti, né se hanno avuto le opportune vaccinazioni, né da dove vengono, né come sono stati catturati o allevati e così via. Stati registrati dei reati anche nel settore agroalimentare, come si può salvaguardare Made in Italy? È perfettamente attrezzata a laboratori, a supporti, ha la competenza tecnica per contrastarli. Il problema è che sono in continuo aumento. Quindi, nonostante che l'attività di prevenzione e controllo cresca, purtroppo i reati crescono almeno con la stessa velocità, per cui è difficile contenerli, ma la forestale fa comunque tutto quello che deve e può. La forestale è formata da un numero limitato di persone. Ce ne vorrebbero sicuramente di più, i reati sono in aumento, quindi l'impegno forse non è sufficiente. Più forestali e più partecipazione dei cittadini, cioè appunto questo 15-15 come numero di riferimento.